Mano testa del vescovo di Mileto alla fondazione di Natuzza. Dopo il braccio di ferro nelle scorse settimane, Monsignor Renzo oggi in una conferenza stampa apre al dialogo. Reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Iannelli di Cetraro chiuso nel giorno di Ferragosto e polemica. Il consigliere regionale Aieta dice individuare le responsabilità. La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo sorpreso in località Le Castella di Isola Capo Rizzuto mentre si faceva consegnare 4.000 euro dal titolare di un villaggio turistico. La storia del bambino di 5 anni sbarcato da solo nel luglio scorso a Corigliano continua a commuovere. Il piccolo è triste. Corbelli partono le ricerche della madre. Il difensore Riccardo Idda vede un Cosenza protagonista in Serie C. Regina e Catanzaro attive sul mercato, ma lo sciopero dei calciatori rischia di far saltare la prima giornata. Bentrovati dalla redazione TG10, in apertura il caso Natuzza Evolo. Il vescovo di Mileto apre alla possibilità di dialogo con la fondazione. Dopo il lungo braccio di ferro, Monsignor Renzo questa mattina in una conferenza stampa ha chiarito la posizione della Chiesa e ha annunciato la sua presenza per il raduno dei cenacoli di preghiera voluti dalla mistica di Paravati. Sentiamo. Un importante passo avanti in quello che è stato definito il braccio di ferro tra il vescovo della diocesi di Mileto Nico della Tropea, Monsignor Luigi Renzo, e la fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, voluta da Natuzza Evolo, la mistica di Paravati. Dopo la drastica decisione del presule che ha revocato il decreto di culto, stemperate le tensioni, Monsignor Renzo ha deciso di convocare una conferenza stampa per spiegare i motivi ed il senso della sua presa di posizione. Un gesto di ulteriore chiarezza da parte del presule affinché si comprenda che l'azione del vescovo è sempre a tutela dell'opera di Natuzza, il cui processo di beatificazione in questa fase sta vivendo purtroppo un momento di stasi. E per offrire ancora una possibilità al dialogo, annunciando che già lunedì prossimo incontrerà il consiglio d'amministrazione della fondazione, mentre mercoledì prossimo presiederà personalmente l'incontro con i cenacoli di preghiera ai quali ha ribadito il riconoscimento della Chiesa diocesana. È un momento chiarificatore dopo tanto sconcerto anche tra i fedeli. Ma purtroppo il rischio l'abbiamo corso, ma penso che fosse necessario una purificazione da certe situazioni, credo che era richiesta, anche perché dobbiamo guardare in avanti al futuro. La spiritualità e l'opera di Natuzza va tutelata e va purificata da aspetti che magari potrebbero incidere in maniera negativa. Il vescovo si è sempre mosso di concerto con le autorità della Chiesa, con la Segreteria di Stato, con il Tribunale Principale, quindi ogni iniziativa è stata riflettuta con attenzione. Sì, perché essendo una cosa un po' impegnativa, seria, non volevo fare una cosa alla luce soltanto delle mie conoscenze, per cui mi sono rivolto a chi sul piano giuridico ne sa più di me, quindi sono partito dall'ufficio giuridico della Conferenza Episcopale, che è l'ufficio di riferimento di tutti i vescovi italiani. Dalla prima bozza poi si è reso necessario ed è stato chiesto un altro parere superiore, quindi mi sono rivolto agli organismi ancora vaticani, per così dire, dal nunzio apostolico in Italia alla Segreteria di Stato Vaticano e a qualche congregazione, e dovunque mi è stata data questa indicazione di purificare, di rivedere certi aspetti dello statuto, che poi lo statuto non è lo statuto è rimasto nella sua impalcatura precedente, sono due passaggi molto semplici. Il primo è quello di che sia ribadito il ruolo del vescovo all'interno della fondazione, e poi un altro piccolo elemento, cioè ecco, la presenza della diocesi deve essere anche più in qualche modo determinante. La sanità, adesso parliamo del reparto di ostetricia all'ospedale di Cetraro, chiuso a Ferragosto. In furia la polemica, il consigliere regionale Giuseppe Aieta, ai nostri microfoni, stigmatizza quanto è accaduto e afferma: ho chiesto ai vertici della sanità cosentina l'apertura di una indagine interna. Sentiamo. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Iannelli di Cetraro nel Cosentino, chiuso a Ferragosto, proprio così nella divisione non c'erano medici, alcuni in ferie, altri hanno presentato il certificato di malattia. Di conseguenza, urgenze dirottate negli ospedali di Castrovillari o Cosenza. Un caso che ha dell'incredibile, che ha scatenato polemiche e prese di posizione. Il consigliere regionale Giuseppe Aieta, ai nostri microfoni, è perentorio. C'è un dato,
che nel raggio di 70-80 chilometri l'unico ospedale che offre il servizio di ginecologia ostetrice è l'ospedale di Cetraro e che nei giorni di maggiore affluenza quel reparto è stato chiuso. Ora, le colpe e le responsabilità vanno individuate perché, insomma, io penso che sia necessario chiarire a tutti, alla politica, ma anche ai medici e a tutti gli operatori sanitari, che le responsabilità oggi noi le ricerchiamo e laddove riscontriamo negligenze si paga. Io ho chiesto al direttore generale di aprire subito una indagine interna per capire dove stanno le responsabilità, perché se noi facciamo passare questo episodio della ginecologia di Cetraro, domani ne avremo un altro episodio in un altro ospedale calabrese e nell'impunità tutto passa liscio e non va bene. Io penso che vi sia la necessità di dare questa volta l'esempio e andare fino in fondo in questa storia. Tra le giustificazioni c'è quella del poco personale in servizio. Guardi, io quando facevo il sindaco e i miei dipendenti erano in ferie, facevo sospendere le ferie. Non credo sia possa essere questo il problema. Ovviamente io non entro nel merito perché non conosco le ragioni che hanno portato a questo drammatico disservizio, ripeto drammatico perché si sono vissuti momenti davvero di panico. Sarà al direttore generale, al direttore sanitario individuare responsabilità. Noi aspettiamo solo che le responsabilità diventino pubbliche, perché oggi noi abbiamo necessità di dare esempi soprattutto a partire dalla sanità, e dandoci anche una posizione del sindaco di Cetraro, che ricordo deve tutelare la salute pubblica. Insomma, siamo vigili su questa questione, attendiamo risultati, risposte e ovviamente responsabilità laddove ci dovessero essere. Io ovviamente non sono l'uomo del sospetto, sono l'uomo del dubbio, ma il dubbio va sciolto ai cittadini perché un episodio drammatico si è consumato. C'è la storia di un pizzo da 4.000 euro richiesto ad un titolare di un villaggio turistico nel Crotonese, a Le Castella, e altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca. Vediamo. Un 44enne originario di Taranto ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla strada statale 106 nei pressi di Rossano. La moto a bordo della quale viaggiava è sbandata finendo in una scarpata. Sul posto dell'elisoccorso i sanitari del 118, a cui non è rimasto che constatare il decesso. Su quanto avvenuto, come da prassi, le verifiche della polizia stradale. Lo hanno sorpreso mentre intascava una mazzetta da 4.000 euro dalle mani del titolare di un villaggio turistico. Arrestato dalla Guardia di Finanza un esponente dell'andrangheta crotonese, l'accusa è di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'attività di appostamento e pedinamento in località Le Castella e Risola Caporizzuto ha permesso ai finanzieri di cogliere il momento esatto in cui veniva estorto il pizzo ad un imprenditore della zona. Sequestrate questa mattina dai carabinieri di Serra San Bruno 3 tonnellate di canapa indiana, la piantagione in un terreno agricolo di proprietà demaniale nella frazione Monsoreto di Dinami nel Vibonese. Dalle piante sequestrate sarebbero potuti ricavare, secondo gli investigatori, 1.300 kg di stupefacente che avrebbero fruttato allo spaccio circa 13 milioni di euro. I carabinieri hanno arrestato a Cosenza un pregiudicato con l'accusa di essere l'autore di uno scippo avvenuto lo scorso 8 giugno ai danni di un'anziana donna. L'accaduto in pieno centro cittadino, l'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, ha strappato una catenina dal collo dell'anziana facendola poi cadere a terra e procurandole un trauma cranico. Parliamo di università, sono 1.300 gli atenei presi in considerazione dal ranking di Shanghai e l'Unical rientra tra i primi 800 al mondo. Un riconoscimento importante per l'università calabrese, soprattutto per alcuni settori come l'ingegneria, chimica e meccanica che sono inseriti nei primi 300. Il rettore Crisci evidenzia questi risultati a 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. Sentiamo.
Scadrà il 26 agosto il termine per le iscrizioni ai corsi di studio dell'Università della Calabria per l'anno accademico 2017-2018. Chi ha scelto o sceglierà l'Unical proseguirà il proprio corso di studi in uno degli 800 atenei migliori al mondo, che vanta delle eccellenze in diversi settori. È il ranking di Shanghai che lo certifica e il rettore Crisci evidenzia l'importanza del riconoscimento. Per Shanghai è un ranking molto difficile, perché pensate che il 30% della valutazione si basa su un parametro molto aleatorio, che si chiama reputation. Quindi un'università che ha solo 40-50 anni di vita, crearsi una reputazione non è facile, come si può intuire. In genere sono le vecchie università che hanno, però noi, grazie ad altri parametri, qual è la ricerca, eccetera, siamo riusciti a entrare abbastanza bene per, come università, perché siamo fra i 700-800 al mondo, ma siamo entrati veramente bene per la prima volta come settori. Abbiamo ben 11 settori qualificati nella, sotto i 500 e alcuni addirittura sotto i 200. La posizione generale dell'Ateneo di Arcavacata è molto positiva e può essere l'anticamera dell'ingresso nella top 500, dove quest'anno sono presenti soltanto 16 università italiane contro le 19 dello scorso anno. Ma sono i dati settoriali che rendono l'idea della crescita dell'Università Calabrese e del suo potenziale. Prendiamo la voce matematica, che è fra 151 e 200, vuol dire che la nostra matematica fra le migliori 200, inferiore ai 200 migliori matematiche nelle università del mondo, non stiamo parlando di università italiane, eccetera. Così quando si è scritto 200-300 per chimica, ingegneria, per ingegneria meccanica, vuol dire che noi abbiamo il nostro settore, i nostri dipartimenti che investono sull'ingegneria meccanica sono compresi fra i 200 e i 300 migliori dipartimenti del mondo. Intanto l'Unical contribuisce allo sviluppo di altri atenei di aree in difficoltà, come capofila in progetti da concretizzare in Libia, nella striscia di Gaza e in Ecuador. Quelli sono due programmi internazionali finanziati dall'Europa e stiamo dando una mano nel nostro settore internazionalizzazione, stiamo dando una mano alle università sia della Libia che della striscia di Gaza, università che, come facilmente comprensibili, soffrono di tanti problemi. Noi, insieme ad altre università italiane e anche straniere, abbiamo fatto un network, noi siamo noi il capofila, cerchiamo di aiutarli dal punto di vista tecnologico, metodologico, eccetera. Siamo andati là per dire un po' come ci comportiamo noi, li abbiamo ospitati i rettori qui da noi 4 mesi fa e quindi comincia, c'è questo discorso che riguarda gli aspetti culturali. L'invaso dell'Alaco, grazie al quale l'acqua arriva nelle case 200.000 persone nel Catanzarese, è stato collaudato. Secondo la Sorical è uno degli impianti di potabilizzazione tra i più moderni e controllati. Ci sono voluti 60 anni, ma alla fine il cerchio si è chiuso. La diga dell'Alaco, bacino tra i più importanti della Calabria, è stato collaudato. Il Ministero delle Infrastrutture lo ha comunicato alla Regione Calabria. L'impianto ha una portata media di 638 litri al secondo e raggiunge 200.000 persone. Il progetto dell'infrastruttura idraulica risale alla fine degli anni 50, un programma speciale dell'allora Cassa per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un territorio vasto quale quello di Catanzaro. La Sorical in questa storia è entrata circa 12 anni fa, era il 2005 quando sono stati avviati i lavori di ammodernamento e potenziamento dell'impianto e gli interventi di miglioramento del sistema di adduzione che hanno trasformato una delle incompiute calabresi nell'infrastruttura strategica nell'erogazione idrica. Ma come funziona quello che Sorical definisce l'impianto di potabilizzazione tra i più moderni e controllati del territorio? Siamo sull'impianto di potabilizzazione dell'Alaco. Lì vedete la diga dove da dove poi parte l'acqua tramite due condotte del 700 che sono sulla nostra sinistra. Da lì l'acqua arriva nel torrino di ripartizione, nonché miscelatore, dove vengono miscelati i reattivi principali, che sono il policloruro di alluminio come addensante, il permanganato di potassio come per l'ossidazione primaria e il biossido di cloro come disinfettante.
Da lì l'acqua poi viene ripartita nei tre decantatori, in questo momento stiamo trattando circa 350 litri al secondo. Dai decantatori poi l'acqua, la parte sedimenta e quindi una parte va sul fondo, o le sostanze più pesanti, mentre l'acqua arriva ai filtri a sabbia. Dai filtri a sabbia che funzionano per gravità, l'acqua va in una vasca di accumulo e da lì viene poi affinata grazie ai filtri a carbone. Dai filtri a carbone poi l'acqua va nella vasca definitiva e lì ci sarà poi un processo di disinfezione finale, sempre con biossido di cloro. Dopo l'acqua va ai serbatoi, quindi nei vari comuni, a Serra, da Serra fino a Vito. Pronta da qualche settimana, domani sarà utilizzata per la prima volta la nuova tendopoli attrezzata per i laboratori stagionali stranieri presenti nella Piana di Gioia Tauro. La nuova struttura ospiterà quasi 600 laboratori stranieri e sarà dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria. Vediamo. Da domani i laboratori stagionali stranieri presenti nella Piana di Gioia Tauro, accampati nella tendopoli di San Ferdinando, potranno usufruire di una nuova struttura attrezzata per l'accoglienza. La nuova tendopoli è stata realizzata in base ai contenuti del protocollo operativo sottoscritto nel febbraio 2016. La nuova tendopoli è stata realizzata in base ai contenuti del protocollo operativo sottoscritto nel febbraio 2016 tra Prefettura di Reggio Calabria, Regione Calabria, Provincia di Reggio, Croce Rossa Italiana, Comuni di San Ferdinando e di Rosarno, la Caritas Diocesana di Oppido Mamertina, Emergency e Medu. I trasferimenti, ha precisato la Prefettura di Reggio Calabria in una nota, avverranno sulla base di specifiche iniziative di coordinamento. La nuova struttura ospiterà 550 laboratori stranieri e sarà dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria, reti idriche e fognarie, impianti di illuminazione e aree e servizi comuni, è in grado di offrire servizi in ottimali condizioni igieniche e di sicurezza, vigilanza, cucina, pulizia, lavanderia e raccolta differenziata. La nuova tendopoli è stata delimitata e munita di impianti di videosorveglianza e di rilevazione di presenza. Parallelamente all'apertura della nuova struttura sarà smantellata l'attuale tendopoli al fine di evitare, precisano dalla prefettura, che la stessa possa costituire un improprio ricovero per quegli immigrati che durante l'inverno scendono nel territorio della Piana di Gioia Tauro per la campagna agrumicola. In quest'ottica sono state avviate concrete interlocuzioni con i sindaci dei comuni della Piana per individuare anche soluzioni finalizzate a un'accoglienza diffusa agli immigrati. Nei giorni scorsi sono svolti incontri con le organizzazioni sindacali di categoria per attuare un'azione di corretta informazione in favore dei lavoratori migranti per la migliore fruizione della nuova area. Noi torniamo ad occuparci del bambino di 5 anni sbarcato da solo a Corigliano lo scorso luglio. Il piccolo migrante vuole riabbracciare i genitori. Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, avvia le ricerche della madre del bambino. Sentiamo. Franco Corbelli, torniamo a parlare di Sissi, il bambino di 5 anni che è arrivato il 15 luglio scorso nel porto di Corigliano con una nave di Save the Children. Questo bimbo da solo, senza la mamma, senza il papà. Voi avete rintracciato il papà, il bimbo oggi è ospite in affido ad un poliziotto a Rossano. La notizia di oggi è che voi partite alla ricerca della mamma, quindi partono le ricerche. Sì. La notizia di oggi è questa, ma è la storia che noi dobbiamo, tu l'hai riassunta, ma è importante perché è un miracolo essere riusciti a rintracciare il papà in Francia. Noi sapevamo che forse il papà era in Francia. Attraverso i nostri appelli uno zio ha visto, ha chiamato la ONG, ha detto è vero, io sono lo zio del bambino, il papà è in Francia. Siamo arrivati al papà, annuncio che stiamo per farlo arrivare in Calabria, resta la mamma. Io nei giorni scorsi ho accompagnato il bambino insieme a questo poliziotto bravissimo di Rossano che ha in affido provvisorio il piccolo Sissi. È un bambino meraviglioso che alterna momenti di gioia e momenti di tristezza. Chiede naturalmente, come tutti i bambini, della sua mamma. E noi oggi siamo alla ricerca della mamma. Sappiamo soltanto, il nome lo sappiamo. Non sappiamo in quale prigione, lager è detenuta. Questa mamma è stata strappata al suo bambino sulla spiaggia della Libia mentre stavano per salire insieme sul barcone. Il bambino è stato affidato a dei compagni ivoriani e è arrivato per fortuna da noi. Noi oggi vogliamo che anche la mamma possa riabbracciare il suo piccolo Sissi.
Adesso lo sport, il calcio, è iniziato il conto alla rovescia tra gli appassionati, le quattro squadre calabresi di Serie C si avvicinano ai nastri di partenza del campionato, Cosenza e Catanzaro già ben strutturate, mentre Regina e Rende sono ancora in costruzione. Continua intanto il dialogo a distanza tra il presidente Gravina e l'AIC, non è escluso che i calciatori optino per lo sciopero, non scendendo in campo alla prima giornata. Sentiamo. Meno 9 al via, sciopero dei calciatori permettendo. La Lega Pro riparte con il campionato di Serie C, nuovo nome, vecchi problemi e perplessità. L'unica certezza è che sarà un campionato avvincente, come nelle passate stagioni e forse ancora di più. Lo spera il Cosenza che vuole recitare un ruolo da protagonista, lo ha detto Bruccini 7 giorni fa, lo ha ribadito in conferenza stampa Riccardo Idda. L'ho valuto bene questo inizio della squadra, tutto sommato nonostante il risultato, penso che abbiamo giocato bene. Contro una squadra che è già 2-3 anni che giocano tutti insieme. Noi fondamentalmente siamo una squadra nuova che sta crescendo piano piano. E niente, valuto bene perché nonostante, come detto, tu la difesa alta, però i gol sono arrivati su calci piazzati che abbiamo provato tantissimo, quindi questo piano piano, più avanti si va, più proviamo e meglio ci escono queste cose. Cercheremo di fare un campionato di vertice, perché la squadra penso è stata costruita per questo, stiamo lavorando per questo col mister, quindi penso e spero di fare un campionato di vertice, di riuscire a arrivare più in alto possibile. La convinzione dei calciatori è uno degli aspetti che stanno più a cuore a Gaetano Fontana. Al tecnico rossoblu Idda riconosce altre qualità, la voglia di vincere e la ricerca della perfezione. Beh, sicuramente la cura nei minimi particolari, la voglia di vincere di tutte e due, è una costante penso. E come ho detto, la cura dei minimi particolari secondo me è fondamentale, perché poi riesci a portarti quel punto in più, quei 2-3 punti in più durante il campionato che sono fondamentali. Sabato l'ultimo test per i rossoblu, al Marulla sarà ospite la Palmese, poi l'esordio in trasferta a Monopoli. Alle prese con gli ultimi colpi di mercato il Catanzaro, diviso tra Letizia e Falcone, e con un occhio vigile su quanto succede in Procura Federale, dove neanche ieri è stato ascoltato l'ex presidente Cosentino, che per la seconda volta ha dato forfè per motivi di salute. Oggetto del colloquio rimandato, la presunta combin tra Catanzaro e Avellino del maggio 2013. A Reggio Calabria le porte sono ancora girevoli. Il mal di pancia di Bianchimano costringe gli Amaranto a guardarsi attorno anche per l'attacco. Sparacello e Mezzavilla sembrano vicinissimi e sono diversi gli elementi attualmente in rosa che non rientrano nei piani del DS Basile. Arriva alla sicula Leonzio, l'ultimo rinforzo in ordine di tempo per il Rende e il difensore Porcaro che affiancherà l'ex trantino Panbianchi. Adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Continua la fase di tempo stabile e soleggiata sulla nostra regione. Nei prossimi giorni le temperature subiranno un leggero rialzo, ma risulteranno comunque in linea con le medie stagionali o tutt'al più leggermente al di sopra. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili deboli piovaschi. Temperature in leggero rialzo. Venerdì, generale condizione cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata, aumento della nuvolosità per lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con possibili deboli piogge. Temperature stazionarie. E adesso il congetto sguardo a mari e venti. Giovedì, mari generalmente poco mossi con venti deboli di direzione settentrionale. Venerdì, mari calmi o poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata di anno è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, informazione che torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.